Amici, benvenuti a Palma di Montechiaro. E qui è la veduta dove c'è la chiesa. E questa è la chiesa madre di Palma di Montechiaro. E qui siamo in una piazza. Come si chiama? Come si chiama questa piazza? Sono noi. Don Giulio Tommasi. Come si chiama questa piazza? Questa è Giulio Tommasi. Piazza Giulio Tommasi. Sì, sì. Grazie. Voi siete di Palma di Montechiaro? Siete di Palma di Montechiaro, vero? Sì, sì. Com'è bello sto paese? Bello e manuale. Vero? Tutto uguale il paese. È vero. questa è la gente di Palma di Montechiaro. Adesso andiamo in un bar. Bella giornata. Buongiorno, come va? Salutate. Salutate. Buongiorno. Buongiorno. Perché sono simpatici. Non è giusto. Numero uno siete. Dobbiamo giocare, passiamo un po' di tempo. Hai visto? La domenica fate questo, giusto? Esatto. Ed ecco qui un vicoletto. Via Pietro Marcellino, Corradini. This is Palma di Montechiaro. Ed ecco voi Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Colui che scrisse il Gattopardo. E che stiamo scherzando? Ah, guardate. Guardate le belle case che ci sono là. Particolari. Il sottofondo musicale dei Boy Scout di Palma di Montechiaro. Questo è il busto di Don Giulio Tommasi, il fondatore della città di Palma di Montechiaro. Palma guarda affettuosamente e con malinconia l'ultimo dei Tommasi, l'autore del romanzo del Ed ecco qui la via Nino Bixio. Che carino, che bello. Ed ecco il monastero delle Benedetti. Ed eccoci qui finalmente al Palma di Montechiaro. E mi sta piacendo tantissimo, complimenti. E niente amici, adesso camminiamo, andiamo avanti qui e andiamo a scoprire questa città molto molto bella, molto caratteristica, ragazzi, molto caratteristica, bella veramente, che mi piacciono questi vicoletti bellissimi. E qui siamo alla via Dante Alighieri, facciamoci un bel giro qui per esplorare Palma di Montechiaro. Questa sembra la via Dante Alighieri. Adesso dove andiamo? C'è già odore di mangiare, ragazzi, già stanno cucinando. Camminiamo per le vie di Palma di Montechiaro, molto carina, molto bella, molto caratteristica. Bella veramente. E qua siamo alla via Cappellini. Questa è un po' una cosa diroccata qui. Camminiamo, se non mi perdo. Tutte le strade portano a Scoglitti. Che carina qua. E qua. Wow.
Qui si stanga, proseguiamo per la via Alfredo Cappellini, ci dirigiamo dove non so, camminiamo ed esploriamo a qua dove eravamo prima, dove c'è la chiesa dei Benedettini. Certo che fatica ne fanno i palmesi, come si chiamano? Quelle di Palma di Montechiaro, salite, scale, discese, avete da camminare, eh? Wow! E qui c'è, si finisce la strada di Alessandro Cappellini. Siamo alla Pianino Bixio. Che odore di cibo, ragazzi. Sono ancora le 11. Continuiamo per la via Nino Bixio. Poi c'è qui Largo Tostelli. La gente ferma con i cellulari a guardare il cellulare. Allora c'è un'altra chiesa. Amici, che chiesa è? Come si chiama questa chiesa? Maria Santissima del Rosario. Ah, Maria Santissima del Rosario, grazie mille. Gattopardo. Ah, ho capito. Dove c'è il Gattopardo? Sistema del Rosario. Ah, questo è il dietro allora della chiesa madre. Sì. Dove c'è la chiesa madre, il dietro mi sembra. Questo sì, il campanile qua, sì. Ah, ho capito, sì. L'Italia. Sì, la ringrazio. E siamo alla via Minzoni, Don Giovanni Minzoni, se non sbaglio. Via Tonnarella. È carina veramente, molto caratteristica, molto molto sicula. Si vede che siamo in Sicilia perché i fichi d'India crescono pure sopra le case, e anche i fichi. Fichi d'India e fichi. E adesso qui siamo a Piazza Matteotti. Wow, guardate che c'è qua. Fontane, Burger House. Carina Piazza Matteotti. Con le fontane. Ciao! Salutiamo Piazza Matteotti. Ciao Piazza Matteotti, sei molto bella. Lasciamo Piazza Matteotti per dirigerci non so dove. Poi c'è il bar Peter Pan. Sponsorizziamo questa città, la gente che gioca a carte, la domenica. Qui siamo in via Giovanni Marconi. Là c'è una chiesa che adesso andiamo a vedere. Eh sì, e qua siamo alla Maria Santissima degli Angeli. Grazie per la compagnia. E qui siamo alla chiesa Collegio. In questo momento stanno celebrando la messa. E qua siamo alla via Pietro Marcellino Corradini. Andiamo più avanti per esplorare questa via. Avventuriamo verso la via Castellino. È molto particolare questa Palma di Montechiaro, mi piace un casino veramente. Qua siamo in via Giovanni Amendola, questa qui è tutta la via Giovanni Amendola. Ci sono troppe scale, c'hanno... Ah, guardate le scale. Ah, queste sono scale particolari, andiamola a vedere da vicino. Di cosi stanno per cangiare e di qua oggi sento come parra u core. Mi sta terra e fuoco e mare. Di cantare si trovano sempre semi buoni. Oggi forse capotisse ritornare. So qua stato aereo d'amore e di saggezza, tempi di bibbiazza e di poesia, la diversità e ricchezza. Tanto si pensava che si stringevano le mani turchi, ebrei e grigintiani, che ha stato un stangai e vino e ranne certa. Sogno sempre alla finestra. Wow! Ed ecco qui, amici, siamo a Marina di Palma. Questa è Marina di Palma. Adesso io devo andare là sotto, che c'è l'autobus, perché non so se lo sapete, ma qui siamo, abbiamo fatto una gita, la Proloco Scoglittica Marina ha fatto la gita a Palma di Montechiaro e siamo venuti qui a mangiare a Blue Inn. E adesso io devo farvi una bella passeggiata verso là sotto per andare a prendere il cellulare che l'ho dimenticato nell'autobus. Buonanotte cagnolini. E allora amici, ci facciamo una passeggiata qui a lungomare. Marina di Palma. Marina di Palma. Carino, eh Gianfra? Come ti sembra questa Marina di Palma? Vabbè, un po' sporca perché c'è stato il maltempo.
Però va bene, abbiamo qui il ristorante Miramare. Welcome to Miramare. Abbiamo un chioschetto, che cos'è un chioschetto questo qui? Carino. Le case, vista mare, belle, eh? Uno si alza la mattina e si gode il mare. Ho sempre sognato di avere una casa a mare. Già una casa a mare bella, eh? Sempre paese di mare. Se c'è stato il maltempo, purtroppo. Guarda, Palma di Monte Chiaro, si sono allagati tutti. È stato un sacco di danni. Montagna e mare, guarda che bello. Le spiaggette di Palma. Marina di Palma. Gianfranco che parla con la mamma. No, da fare niente, no. E qui finisce, credo, il lungomare di Marina di Palma. Forse più avanti c'è ancora spiaggia, non lo so, adesso andiamo a vedere. E qui ci sono tutti i scogli. Stai attento Gianfranco a non cadere, eh? Guarda che bello! Carino! Porticciolo di Marina di Palma. Oh oh, oh oh. È meglio che vado via. Carino, Gianfra? Bello, veramente. Ma qua in estate sarà tutto più organizzato, più. C'è stato un brutto tempo, perciò è un po' malandato. Guardate che bel panorama che c'è qui. Wow. Bellissimo. Castello di Chiaramonte. Dei Chiaramonti. Ah, castello dei Chiaramonti. Guardate che veduta, ragazzi. Che spettacolo, wow. Guardate che spettacolo, ui. La Sicilia, montagne e mare. Ma che ce l'ha queste cose? Solo noi. Già, no. Qui c'è fuoco. Vabbè. Neve e mare, nessuno ce l'ha. In Sicilia va, diciamo. In Sicilia sempre. Castello dei Chiaramonti. Wow. Che bello. Che spettacolo! C'è uno stabilo però? No, ma che bello però! Oh, guardate qua! Guarda bella spiaggia! Che c'è là! Gianfranco, saluta! Ciao a tutti! No, perché sogno siciliano, che è più bella della Sicilia! Non ce n'è! E questo lo immortaliamo pure qui! Più bella della Sicilia, non ce n'è!